Buongiorno, per chi non mi conoscesse già, io sono Daniele Petrella, il presidente dell'IRIE, l'International Research Institute for Archaeology and Ethnology, un istituto di ricerca no profit che ha la sua sede principale a Napoli. L'IRIE è da anni impegnata in scavi archeologici e ricerche etnografiche in tutto il mondo ed oggi annovera membri e simpatizzanti in Estremo Oriente, in Europa, negli Stati Uniti e in Africa. Questa volta sono qui per parlarvi di un paese la cui cultura da sempre affascina tutto il mondo, il Giappone. Il Giappone è uno straordinario mix di antiche tradizioni e modernità sfrenata, un contrasto questo che da sempre affascina turisti e viaggiatori di ogni età. Molti di noi apprezzano la cucina giapponese, la letteratura della gente del sollevante e si lasciano volentieri affascinare dall'epopea dei samurai. Anche in Occidente molti praticano le arti marziali o la cerimonia del tè o magari l'arte della calligrafia. Conosciamo le loro manifestazioni religiose e culturali, leggiamo manga ed anime. Insomma, il Giappone è un paese molto più vicino di quanto possiamo immaginare. Nonostante ciò, le sue origini sono ancora avvolte nel mistero e gli studi portati avanti fino ad oggi dai colleghi nipponici hanno però fissato delle epoche storiche, partendo dall'età della pietra, la cosiddetta epoca Jomon, passando per l'avvento dell'agricoltura e l'età del bronzo e del ferro dell'epoca Yayoi, fino ad arrivare al periodo Kofun, caratterizzato dalle gigantesche tombe megalitiche che gli danno il nome. Queste cronologie però si sono finora basate su confronti stilistici ed analisi tipologiche, ma su poche analisi scientifiche. Grazie ad un utilizzo più esteso delle moderne indagini scientifiche e ad un approccio multidisciplinare sarà possibile ottenere delle datazioni più precise ed accurate per questi periodi dell'antica storia giapponese. Proprio questo è lo scopo della spedizione archeologica che IRIE sta organizzando in Giappone in collaborazione con TechnArt, uno spin-off dell'Università di Torino specializzata nelle più moderne tecniche di analisi chimico-fisica per lo studio e la datazione dei reperti e delle strutture architettoniche. In terra nipponica, il team italiano lavorerà in collaborazione con la prestigiosa Università di Okayama e con l'Ancient Izumo Museum. Effettueremo scavi archeologici ed indagini scientifiche, ma non solo. Grazie all'intervento di partners europei e musei giapponesi, allestiremo sia in Italia che in Giappone mostre in cui si farà ricorso a 3D animation e realtà aumentata, per meglio divulgare al grande pubblico i risultati dei nostri studi e portare un arricchimento ai musei europei che già posseggono una collezione preistorica giapponese. Aiutateci nello start-up di questa avvincente spedizione. Grazie al vostro contributo getteremo luce sulle origini di un popolo tanto affascinante quanto misterioso. Realizzeremo inoltre un documentario della nostra avventura, filmato in esclusiva dalla Cinemax Studio. Rendete tutto questo realtà e seguiteci sul web. Il nostro sito internet è www.irie.com. Ci troverete anche su Facebook, Twitter e LinkedIn. Diventate protagonisti insieme a noi di questa incredibile avventura alla scoperta delle origini del Giappone.